stata inaugurata a San Severino Marche la mostra antologica dedicata a Remo Scuriatti, il più grande artista settempedano del Novecento. La città di San Severino Marche gli rende omaggio con un'esposizione che ricorda la sua straordinaria figura di pittore e fotografo in occasione del 120° anniversario della nascita. Sì, oggi abbiamo inaugurato la mostra di Scuriatti, Remo Scuriatti, che è nato nel 1900 e quindi la sua vita si è basata molto nell'arte. È un artista che amava alla follia la sua città, tanto che ha lasciato la sua casa e tutti i suoi averi artistici, dalla fotografia ai quadri. Ha lasciato veramente una ricchezza per la città di San Severino Marche, ma non solo di San Severino Marche, ma di tutta la regione, perché lui amava le Marche. Era giusto ricordarlo, perché ascoltando e imparando delle cose in questo periodo, nella preparazione di questa mostra, abbiamo scoperto un uomo che era ricco di arte ma anche di cultura, quindi aveva molta conoscenza, molta cultura che condivideva con altri suoi colleghi qui nel settempedano. Quindi sono veramente felice che siamo riusciti a realizzare questa mostra. Questa mostra è che dovrà essere un volano per la città di San Severino e soprattutto un dare grande forza alla città di San Severino e ai settempedani per, come io dico sempre, volere e potere. Quindi abbiamo dei grandi artisti del passato, ma ci possono essere anche oggi. La mostra, a cura di Alberto Pellegrino, si snoda in ben tre sedi espositive. Il Palazzo della Regione Sommaria, che ospita la sezione dedicata alla fotografia e alla prima stagione pittorica, la Chiesa della Misericordia, che accoglie le opere sul paesaggio marchigiano e la serie delle Galattiche, e la Pinacoteca Comunale, dove trova spazio una mostra nella mostra, che ricorda la cerchia di artisti che furono molto vicini a Scuriatti. La progettazione e l'allestimento dell'intero percorso espositivo sono stati affidati a Sciura Oyars Juzzelli. La mostra è promossa dal Comune di San Severino Marche ed è seguita dall'Ufficio Cultura e in prima persona dall'assessore Vanna Bianconi, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, della Regione Marche, del Consiglio regionale, della provincia di Macerata e da numerosi altri enti pubblici e privati. Abbiamo voluto ricordare questo, il più grande dei nostri pittori del Novecento. Dopo 48 anni dalla morte, finalmente siamo riusciti a dedicargli una mostra. Il Covid e prima ancora il terremoto non è stato ovviamente favorevole a tutto ciò e quindi ci siamo trovati intanto a reinventare gli spazi espositivi, perché i nostri palazzi importantissimi e bellissimi sono stati per lo più danneggiati dal sisma. Quindi abbiamo articolato la mostra su tre sedi differenti, due che sono qui al centro in piazza e l'ex loggia dei mercanti del periodo, dell'antico periodo di San Severino Marche, e quindi il Palazzo della Ragione Sommaria e la Chiesa della Misericordia. La Chiesa della Misericordia non è più consacrata ed è sede di mostre, convegni, eccetera. E questo altro spazio è uno spazio che nel tempo è stato acquistato da privati e che però abbiamo ristrutturato per l'occasione. La terza sede è l'ingresso della nostra Pinacoteca, piano terra, dove ci sono le sedi dedicate alle mostre itineranti, e lì ci sono tutti quelli della cerchia. In quel periodo a San Severino, anni 30, anni 40, anni 50, anni 60, appunto Scuriatti muore nel 72, intorno a lui si forma una cerchia di artisti. Sono pittori come lui e sono anche scultori, sono anche scrittori. E lì sono ricordati tutti questi artisti che facevano parte della cerchia e che si trovavano insieme a lui nel suo studio. Il suo studio fino agli anni 60 è stato qui sopra al primo piano del Teatro Feronia, nell'attuale spazio destinato al foyer.
quello era il suo studio ed era anche il punto d'incontro degli artisti della cerchia, che con lui parlavano di arte, parlavano di pittura, di scultura, ma parlavano anche di politica, di mondo, ma senza entrare nel discorso politico per particolareggiato, ma questa loro visione del mondo. Li abbiamo voluti ricordare perché per Scuriatti sono stati importanti, come per loro è stato importante Remo Scuriatti. L'abbiamo rinviata due volte questa mostra, doveva essere terminata lo scorso anno e poi invece con la questione della pandemia ci siamo dovuti fermare e dopo due volte, questa volta abbiamo approfittato di questo momento in cui è possibile, anche se non è facile, per realizzarla perché ci tenevamo troppo. Chiaramente facciamo molta attenzione a quelle che sono tutte le regole Covid, quindi non solo la mascherina ma il distanziamento, abbiamo ristrutturato il teatro in maniera che garantisse quella sicurezza che ovviamente vogliamo mantenere anche in tempi così difficili, senza rinunciare a fare qualcosa per San Severino e per i nostri artisti, perché la cultura deve comunque continuare ad esserci. Il comitato di studio è composto dal sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei, dall'assessore Vanna Bianconi, da Alberto Pellegrino, Lucio Del Gobbo, Paolo Gobbi, Silvio Gobbi e Giuliana Pascucci. Finalmente ecco un artista che è stato importante a San Severino negli anni 40, 50, 60, ritorna alla luce, quasi dimenticato ormai da chi non ha i capelli bianchi e con un anno di lavoro abbastanza duro, reso difficile da tante difficoltà e anche dal Covid, siamo riusciti a arrivare a questa mostra che presenta tre sezioni. La prima sono le opere fotografiche di Remo Scuriatti, che dagli anni 20 agli anni 40 ha fatto il fotografo, e abbiamo privilegiato i ritratti per mettere in evidenza che Scuriatti è stato un grande ritrattista come fotografo, all'altezza di altri grandi ritrattisti marchigiani e che quindi merita di essere inserito nella storia della fotografia marchigiana. Poi, sempre nella prima sezione, nella prima sede, ci sono le opere figurative del primo periodo. Nella seconda sede, invece, la Chiesa della Misericordia, ci sono i paesaggi marchigiani, di cui andava abbastanza famoso quando era in vita, e la serie di quelle che lui chiamava le galattiche, cioè negli anni 60, sotto l'entusiasmo e la spinta delle esplorazioni spaziali, Scuriatti decide di cambiare completamente stile e inventa questa pittura molto fantasiosa, piena di colori, anche enigmatica, ma affascinante, che rappresenta un viaggio della mente nello spazio e che sarà veramente, penso, l'autentica novità di questa mostra, perché inserisce finalmente Remo Scuriatti nel quadro della pittura marchigiana del secondo Novecento. La mostra è corredata da un ricco catalogo, molto elegante dal punto di vista grafico e tipografico. In esso sono contenuti tutti i quadri che siamo riusciti a raccogliere, tutti restaurati, sia nei dipinti e le cornici, molte sono dell'autore, e ci sono anche una sezione abbastanza piccola, gli spazi purtroppo il comune con il terremoto gli sono ristretti, di fotografie che sono la testimonianza di vari generi di ritratti, i suoi l'autoritratti, questo piacere del travestimento che lui aveva nel fotografare persone in maschera, perché è stato anche un uomo di teatro, poi le donne, è stato un grande ritrattista di donne, e poi i bambini e gli uomini. Nella seconda sezione, come dicevo, appunto i paesaggi e l'informale. Nella Pinacoteca Comunale abbiamo fatto un'antologia di tutti i pittori e gli scultori che erano amici e coetanei, quasi che più che meno, di Remo Scuriatti, per cui ci sono una serie di quadri e di sculture che vanno dagli anni 50 agli anni 60, lui è morto nel 1972, e che rappresentano un po' il clima culturale, artistico in cui Remo è vissuto, e anche la cerchia degli amici artisti
come anche nel catalogo si parla dei poeti di San Severino, suoi amici, che formavano un gruppo di intellettuali, a cui si aggiungevano dei giovani intellettuali come me, come altri, che guardavano a Remo come un maestro di vita e di arte e di cultura. Sono molto grata all'amministrazione di San Severino Marche e al professor Alberto Pellegrino per avermi invitato in questa occasione ad approfondire l'opera pittorica di Remo Scuriatti. Un pittore intenso, un pittore istantaneo, che ha dato il meglio della sua produzione nelle campagne, in questi paesaggi marchigiani, e poi in un secondo periodo ha approfondito anche il suo percorso tramite l'astrattismo, un astrattismo vicino ai movimenti cosmici di Sante Monachesi, tanto che le sue ultime opere sono definite appunto i galattici. La mostra resterà aperta fino al 28 febbraio 2021.